Buongiorno a tutti, siamo in un bellissimo bar, buongiorno a tutti, qui a San Fruttuoso, è una bella mattina, non fa nemmeno freddo, c'è tantissima gente perché il locale è bello largo, quindi sono molto contento di poter avere questa opportunità con i nostri cittadini. Le regole le conosciamo tutti, le abbiamo appena scambiate con tutti. La signora rompe il ghiaccio, vero signora? Prego. Buongiorno, mi chiamo Clara Zapata, abito a via Stefanina Moro. Noi abbiamo un bel giardino in via Stefanina Moro. Questo giardino non è tanto curato, nel senso che abbiamo dei alberi tanto belli, però questi bel alberi dovrebbero essere curati. A questo punto questi alberi escono già dei giardini, vanno alla strada. Okay. Chiamo da tanto, a potarli. Sì, chiamo da tanti anni e nessuno mi sente. A parte di questi giardini, sono dei distacchi abbondanti che non sappiamo a chi appartiene. E questi distacchi hanno tanti alberi e tanta erba. Allora, però non sappiamo, aspetta un attimo che non ho capito bene. Allora, i giardini ci sono, giardini, e va bene, allora, vanno messi a posto. I giardini sono pubblici comunali. Aspetta un attimo, che adesso... devi parlare, sì, con i giardini, signora, sono pubblici devi comunali. Devi parlare adesso... col microfono, se no ci Lo so. Allora. Buongiorno a tutti signora, buongiorno a tutti e buongiorno signora. I giardini sono comunali, tutto il resto del territorio invece è di proprietà Arte. Arte vuol dire azienda regionale, territorio edilizia, regione, ex IACP, ex Istituto Autonomo Case Popolari. Quei giardini ora li abbiamo ripuliti un po' di volte e ora è stato proprio chiesto la riqualificazione dei giardini attraverso il piano triennale dell'opera pubblica. Ho già mandato la richiesta all'assessore dei lavori pubblici, un elenco che ci è stato chiesto su un importo di generale di 300.000 euro. E le potature sono di competenza Aster fa le potature a rotazione nei vari spazi pubblici. Il problema di quel giardino è indubbiamente che è un'isola circondata da un territorio che non è di pertinenza comunale, è tutto lì il problema. Il resto delle pertinenze invece, quelle che anche dice lei, sono di Arte, quindi la competenza è esclusiva della regione tramite la sua azienda regionale. Però la signora ha ragione, cioè se già metterli a posto, signora, abbiamo capito. È proprio circondato completamente. A chi appartiene? Io l'ho già detto. Alla signora, è la società che gestisce le case popolari, ha capito? Sì, però questo sono tanti alberi che possono anche cadere. Sì, ma ha ragione. Signora, ha perfettamente ragione. Lei ha mandato il messaggio, sono d'accordo. Bisogna metterle a posto, quindi adesso ci attrezziamo per metterle a posto. Bueno. Questo è uno. Adesso c'è un altro problema, che adesso abbiamo dei cani. Sono delle persone che girano con i cani senza il guinzaglio. Questo non va bene, signora. Allora ci mandiamo anche i vigili, così almeno li convinciamo. D'accordo. Va bene? Ho capito. Sì. Grazie, signora. Grazie. Bisogna imparare, caro mio. Devono imparare tutti. Prego, signori, scusate. Prego, prego. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Gabriele Liguori e volevo parlare del problema che è un po' tornato alla ribalta in questi giorni, è un po' con un po' di polemica dopo l'incidente che c'è stato mortale qua in via Casoni di quel ragazzo che è morto sulle strisce. Si è un po' polemizzato sul discorso dei vigili mimetizzati. Io sinceramente credo che come infrazione stradale sia la peggiore che esista, quella di non rispettare i pedonali. Io ci ho rimesso una falange per un pedonale, per fermarmi un pedonale, tanto per intenderci, da guidatore per fermarmi un pedonale. È ovvio che poi a Malie si arriva a degli estremi rimedi come quello di mimetizzarsi per beccare, tra virgolette, i trasgressori. Credo che tutto questo discorso nasca da un senso civico che piano piano un po' in tutti sta mancando. Cioè, quindi bisogna un po'... Si fanno tutte queste domande perché manca proprio questo senso civico, non, da parte di tutti, credo. No? Magari uno dice, poi magari lo fai anche te, ci stai attento. Di base comunque, specialmente qua a San Fruttuoso, io sono di quarto, ma sono 12 anni che abito a San Fruttuoso, mio padre è di San Fruttuoso, è nato a San Fruttuoso. Di base c'è comunque, prima di tutto, una scarsa illuminazione delle strade, specialmente via Casone, che come sapete tutti è nota per incidenti mortali.
e ovviamente bisogna stare attenti a, secondo me, a migliorare i passaggi pedonali. Esistono cose innovative che stanno tutti di questi passaggi illuminatissimi pedonali, però alla base sta comunque il senso civico che bisogna veramente che ritorni in tutti noi cittadini. Vale appunto oltre via Casoni, ci sono un sacco di vie che hanno questo problema, via Gibi d'Albertis, faccio futuro ce n'è un'enormità di strade come in tutta Genova. Ecco, io vorrei appunto allora, che il comune parliamo, punti molto sul miglioramento di questa cosa qua. Parliamo di questo argomento, così vale per voi ma vale anche per tutti, perché tanto è ripreso anche dalla televisione, hai fatto benissimo a tirarlo fuori. Allora, il problema qual è? Come dici giustamente tu, il problema è che non si rispetta il codice della strada. Primo problema. Allora, quando non si rispetta il codice della strada ci sono alcune alternative. Voi sapete che, faccio un esempio, abbiamo trovato persone a 162 all'ora sulla Guido Rossa e a 141 su Corso Europa. Ora, queste persone non sono solo un problema per sé, ma sono un problema per gli altri. Infatti la multa serve non per chi la prende, serve soprattutto a garanzia degli altri. Le multe si danno per proteggere quelli che non le prendono le multe. Pensateci un attimo, con questo sistema noi proteggiamo le persone che si comportano bene, perché andiamo a colpire quelli che si comportano male. Quindi in un mondo migliore sarebbe meglio che tutti quanti si comportassero bene, non ci sarebbe bisogno delle multe. Intanto sfrondiamo il discorso, l'ho già detto l'altra volta, me lo dico subito, scusate, ci metto un po' di tempo, ma perché voglio spiegarvela tutta. Non è vero che si fanno per cassa. Se volete sapere i numeri, io ve li dico. Arriviamo, ci sono, le multe di un anno sono circa 40 milioni, 35-40 milioni. Noi facciamo, il Comune di Genova fa 1 miliardo e 200 milioni, quindi è niente rispetto al totale. Se uno pensa di far cassa con le multe, ha sbagliato, perché non ci arrivano, cioè è una piccolissima percentuale del totale, quindi serve a poco. Servono invece per quel motivo che ho detto, per dissuadere le persone nel comportarsi male e per proteggere quelli che invece si comportano bene. Primo punto. Secondo punto, gli attraversamenti pedonali devono essere rispettati. Io vi dico sinceramente, anch'io, io lo ammetto, okay? Quando ho cominciato a andare in auto, sapete che il sindaco viaggia in un'auto guidata da un vigile, no? Eccetera, che io certe volte mi meravigliavo perché si fermava, perché anch'io sono stato abituato, lo ammetto, se non vedo nessuno, boom, passo e vado anche veloce. No, bisogna invece fermarsi e rispettare quelli che sono lì che aspettano che non ci sia nessuno, che la strada sia libera per passare. Bisogna comportarsi in questo modo. È tutta un'educazione che deve cominciare ad andare avanti. Se c'è il vigile in borghese, va bene lo stesso, signore, non è quello il problema, perché il vigile in borghese non è che sta lì a prendere, a fare i trabocchetti. Poi parliamo anche dei trabocchetti, perché c'è uno che mi ha segnalato un trabocchetto, e quindi ne voglio parlare del trabocchetto. Stare lì a fare il vigile in borghese è assolutamente normale, ok? Come è normale la polizia che fa, adesso non voglio esagerare, ma fanno anche le retate antidroga e sono in borghese anche lì. Cioè uno non si deve stupire se c'è il vigile in borghese. Un altro conto è invece il trabocchetto. Mi hanno segnalato che è successo un trabocchetto. Sì, un signore mi ha segnalato che si sono messi lì apposta, cioè hanno fatto apposta per fargli dare la multa. Ecco, questo ovviamente non va bene. Quindi adesso farò l'indagine io per vedere se è veramente successo una cosa del genere. Forse no, adesso non lo so, bisogna vedere. Però questo è ovvio che non va bene. Ma il fatto che il vigile sia in borghese non deve stupire nessuno, perché succede in tutti gli stati del mondo, succede in tutte le città e succede anche a Genova. Il problema grosso è non fare l'infrazione, cioè quando voi vedete che c'è una persona che sta per attraversare, bisogna fermarsi. E se si va piano è tutto più facile. Il problema grosso, anche quando guido io me ne rendo conto, è che se vai veloce, talvolta è più rischioso fermarsi che non andare veloce. Ma allora dov'è il problema? Non è il non rispettare le strisce, è che si va troppo veloci. In città bisogna imparare a rispettare i limiti di velocità. Questo è il grande problema che sta a monte dell'attraversamento pedonale. Non so, mi sono spiegato, vero? Ecco. Quindi è una questione di educazione della cittadinanza. Aspetta, per il microfono, adesso te lo dico. È così che va impostato il discorso. Okay? Quindi un attimo solo con poi dopo parte.
Allora, sfrondiamo il discorso della cassa che proprio è inutile, no, non esiste. Sfrondiamo il discorso dei trabocchetti che se è successo me ne incarico io di fare in modo che non succedano più, ma non si fanno i trabocchetti. Però il vigile in borghese è assolutamente normale, okay? Perché bisogna fare in modo che la gente capisca che il passaggio va rispettato. Poi un'ultima cosa sulle illuminazioni, eccetera. È ovvio che se ci sono delle cose da fare, le facciamo. Facciamo l'elenco, vediamo dove lavorare. In alcune parti della città è stato fatto molto bene. Tenete presente che tutte le, l'ha detto la polizia giudiziaria, tutti gli attraversamenti pedonali sono a norma, non è che non sono a norma, però se si può aiutare facendo delle cose in più, ben venga e le faremo. Lui ci farà l'elenco delle cose come tutti gli altri presidenti del municipio e andremo a investire su queste aree. Già fatto. Bravo, hai fatto bene, se l'hai già fatto hai fatto bene. Già fatto e presentato. Bene, prego. Ok, buongiorno a tutti, Gianfranco Cantatore, e vorrei collegarmi brevemente su questo discorso che ok la sicurezza, però mettere dei tutor in corsa Europa con limite di velocità a 30 all'ora mi sembra un po' fuori luogo, perché in alcuni pezzi c'è 30 all'ora di limite di velocità, in alcuni 40, in alcuni 50 e oltretutto a breve distanza l'uno dall'altro e diventa veramente difficile attenersi alle regole. E quindi su questo punto vorrei un attimino far soffermare e vedere se si può intervenire e magari unificando il limite di velocità, che secondo me in corso Europa i 60 all'ora penso che siano più che sufficienti, anche perché i semafori ci sono, per gli attraversamenti pedonali dei semafori non ci sono strisce non gestiti da semaforo. Detto questo, vorrei passare al punto per cui sono qui stamattina. Possiamo rispondere a questo, sì, un attimo? Allora, il tutor vale per le distanze lunghe, quindi c'è calcolato il tempo sulla distanza da un punto all'altro ed è calcolato in funzione dei limiti di velocità, quindi se tu rispetti i limiti di velocità non c'è nessun problema. Mi sembra che abbiano un 50 l'abbiano portato a 60 proprio per il discorso che dicevi te, per uniformare tutto. A me non risulta che ci siano dei 30 se non forse in un punto dove c'è il passaggio della fermata dell'autobus, dove c'è l'intersezione, ma sono 20 metri, 50 metri, cioè non è quello il problema. Nella fermata dell'autobus c'è gente che aspetta l'autobus, quindi è pericoloso, come c'è appunto 70 all'ora ma quello non è un problema, cioè no, chiedo scusa. Non è quello che ti farà prendere la multa dal tutor, chiaro? No, però chiedo scusa, non è così, la fermata dell'autobus ci sono le pensiline in corso Europa, io parlo dal cavalcavia di via Carrara, sì, a venire direzione centro, e le discesine, che ora non ricordo bene il nome, mi sembra che sia 30 quali sono le discesine? Quelle dal cavalcavia. Ah, quella dal cavalcavia. Sì. Beh, quelli ovvio che devono essere 30, quelle sono discese. 30 ragazzi, però lì c'è... è veramente eccessivo. E poi un attimino solo, e dalle quelle non hanno il tutor, tra l'altro, quindi... No, però ci sono questi limiti qui. E dalle pensiline delle fermate delle autobus in corso Europa, le fermate delle autobus hanno la parte interna, cioè hanno proprio uno spazio dedicato. E lì bisogna rallentare, e passare. C'è un semaforo che gestisce... Certo, però siccome c'è la corsia si restringe, lì bisogna rallentare. Signori, ma scusate, ma questa discussione... è il codice della strada, è il codice della strada. 30 all'ora in corso Europa, a mio parere, io dico anche che se tutti andassimo a 30 all'ora, quel pezzo lì non si muove. Non ci siamo capiti, quello è un pezzo di 30 metri in cui bisogna rallentare, non è 30, cioè 30 all'ora in quei 30 metri. Il fatto che non mi ricordo neanche se è 30 o 50, questo non me lo ricordo, però adesso lo controlliamo. Però dove c'è l'imbuto bisogna rallentare, quello lo faccio anch'io che non sono bravo, quindi figuriamoci quelli bravi, ok? Bisogna rallentare quando c'è l'imbuto. Ok, vorrei passare invece al tasto che più mi preme, l'accesso alle dighe per la pesca dilettantistica. Sì, bravo. Come mai, nonostante questo Covid che sì, se ne è parlato di più e non posso, non si può accedere a queste santissime dighe, che Genova è una città di mare? Vabbè, certo, vedo che ha già capito. Me ne sono occupato, so tutto, me ne sono occupato. Parliamo di quella di Pra, ovviamente.
Anche quella di caricamento, allora il servizio era funzionato fino a prima, pre-Covid, sulla diga di caricamento e quella di Pra. Quella di San Pier d'Arena era momentaneamente bloccata perché il servizio di trasporto si era un attimino inceppato. Almeno ripristinare quella di caricamento, sì, e quella di Noi stiamo parlando di quella di Pra adesso, su quella di caricamento ci c'è ancora qualche problema tecnico proprio. Su quella di Pra possiamo farlo. Ora è sorto un problema di responsabilità e di assicurazione, ovvero sia, sapete com'è adesso tutto quanto più difficile, per cui bisogna risolvere il problema se succede qualcosa a qualcuno. Ovvero sia, se noi portiamo i pescatori sulla diga e quando questi sono sulla diga uno si inciampa e cade in acqua o si fa male, eccetera, di chi è la responsabilità? Questo è un problema grosso, infatti stiamo pensando a tutta una serie di vie e percorsi amministrativi per risolvere il problema, ma il problema è questo, di chi è la responsabilità? Che sapete, la diga non è un territorio dove si va a pulire, nessuno va a pulire, dove se magari c'è qualcosa di rotto, non è che uno va a capire se c'è un gradino rotto. O il pescatore si prende la responsabilità, perché se succede un incidente sulla diga, se uno si prende il Covid sulla diga perché è stato vicino a un altro pescatore, cioè ci sono queste sono le domande che sono venute fuori a cui dobbiamo cercare di dare una risposta amministrativa. So, mi rendo conto della frustrazione di chi vorrebbe andare a pescare e non può andarci, me ne rendo perfettamente conto, però purtroppo tra tutti gli enti interessati, e voi sapete quali sono, non siamo stati ancora capaci di risolvere il problema, ma ci stiamo lavorando, perché conosco bene il problema, perché mi hanno segnalato in molti, mi hanno scritto in parecchi, questa è una cosa che capisco deve essere rispettata, figuriamoci se un genovese non può andare a pescare, se no che genovesi siamo, se no andiamo a vivere a Milano, caspita. Esatto, però signor Sindaco, non so se lo sa, l'autorità portuale ha preso 50 euro di tesserino per accedere alle dighe. E su circa 3.000 pescatori, non lo sapevo. Lo dico io perché può ricadere, vabbè, già un po' di responsabilità. Questo, va bene, questo, parte lì questo hai fatto bene a dirmelo euro. Che non me l'avevano detto, adesso andrò a investigare anche questo. Mi perdoni, una parte di quei 50 euro si può utilizzare per fare un'assicurazione o quello che uno crede. Questa è una bella idea. Le volevo chiedere, visto che la situazione perdura da tanto tempo, quindi è più di 2 anni che non si può andare, e le garantisco che per un genovese, come diceva lei, manca tanto, quando si riuscirà a fare qualche cosa? Io spero che si riesca prima della primavera. Cioè, diciamo, per marzo dovremmo riuscirci. Però, ragazzi, ho già promesso questo 2 mesi fa e non ci sono riuscito. Però ci proviamo. Lo so, però vedi, non io mi sono messo l'obiettivo di marzo. C'è da risolvere questo problema, che è la classica domanda. Se qualcuno si fa male, di chi è la colpa? Hai capito? Che sai, 50 euro a cada uno per 3.000 pescatori sono 150.000, se non dico... L'assicurazione copre i costi, ma la responsabilità ci rimane, capisci? Se poi dopo arriva qualcuno che dice... Comunque, non è possibile tagliare un servizio così perché non si trova una soluzione, bisogna sedersi lì al tavolo, come stiamo facendo stamattina. Siamo d'accordo. Grazie. Messaggio raggiunto. Prego, signora. Io sono venuta per via Pietro Fessia, che è una Via Pietro? Fessia, che è una traversa di via Biga e collega via Biga con Corso Sardegna. Abbiamo la strada di Via della Zebra che è un disastro. In più, siccome che rimane un po' nascosta, è completamente sporca perché tutti portano i cani, nonostante sia stato messo il cartello. E nessuno pulisce. Cioè, io le posso assicurare che Via Fessa noi ogni tanto laviamo con la manichetta dell'acqua, ma viene su gente che non conosciamo, con i cani, non portano l'acqua, e non sappiamo come risolvere il problema. Ci vorrebbe un vigile una volta per 2 o 3 volte che gli fa le multe, che così ce le leviamo. Bene, cioè, cambiano zona, vanno al monte, non so cosa dire. Mi sembra un buon messaggio. Seconda cosa, abbiamo nel primo tratto di Via della Zebra una fogna che perde questo non va bene. Da mesi.
si vede lo scarico, hanno fatto il tratto di salita dell'Orso, il resto non l'hanno più collegato, si vede, lo devono sistemare. Senti, signora, l'hai segnato tu? Terza cosa, le faccio subito. Guarda un attimo, fermi un attimo, quella della fogna me lo segni per favore, che lo diciamo segnato, subito. Non ho il microfono. No, ci arriva il microfono. Un attimo. Adesso finisco parlo. Con la terza domanda. Nel 2017 le ho scritto per fare l'asfalto del tratto di via Pietrofessa, che più o meno saranno 250. Speriamo che l'abbiano fatto in 4 anni. Aspetti, no, la mia risposta gentilissimo, mi ha passato la pratica a Picciocchi. Picciocchi mi ha mandato uno dell'Aster, sono andata a parlare con il geometra Gatti, mi ha detto che era una questione politica. Politica. Siccome che è una strada vicinale via Pietrofessa, un tratto è vicinale, un tratto è comunale, allora noi abbiamo detto politica, se voi ci fornite il materiale, noi ci mettiamo la mano d'opera, paghiamo. Abbiamo fatto fare dei preventivi, erano tipo 16.000 euro, una cosa impossibile con 200 persone per pagarsela. Facciamo dei tappulli, oltretutto i tappulli non li potremo neanche fare, perché se viene un vigile che ci trova che cementiamo la strada, ci fa la multa perché non si può, ci hanno detto così. Secondo, l'assessore qui della circoscrizione, le abbiamo fatto notare un paletto, io ho le fotografie dietro, l'Aster viene continuamente ai cavalletti, li abbandona, si sfasciano. Ora dico, con i soldi dei cavalletti, le lanterne, i sacchetti, farebbero prima fare prima il lavoro. Cioè tutto uno spreco. Abbiamo una scala che collega via Biga con via Fessia, dove hanno messo i cavalletti, ha fatto causa al 21, si sono messi poi d'accordo, ma ha mandato un conto di 25.000 euro. Ma con 100 euro di cemento avrebbero fatto la scala. Sì, signora, è un operaio, però, un attimo solo. Perché saranno 30 gradini. Ok, bisogna capire bene la cosa, cioè, perché io non portano so. Portano dei disagi alla gente, le paghiamo anche noi. Ma portano chi, scusi? Cioè, tutte queste cose qui, uno segnala, giusto? Poi fanno i contenziosi comune strada vicinale. No, però, si fa prima aggiustarle. No, signora, no, adesso glielo spiego. Sì. Volevo. Allora. Aspetta, c'era lui che. Parliamo un attimo. Dai marciapiedi che abbiamo in corso dei Stefani, siamo ufficiali, perché noi facciamo solo quelle strade lì, sono indecenti. Va bene, adesso marciapiedi ho capito. Sentiamo allora, un attimo la storia della fogna. Sì, vabbè, sulla situazione dei marciapiedi non posso che concordare, ma è una situazione generale. Allora, spieghiamo un attimo la situazione di via Fessia, così facciamo prima, il quadro. Facciamo prima della fogna. Sempre via Fessia, scusa. Okay. Non è che Fogna ha un nome diverso in un'altra via. Allora, cerchiamo di capire, che perché questo è un annoso problema che coinvolge una parte di San Fruttuoso Marassi, ma devo dire coinvolge molte parti della città. Nelle alture, nel passato, sono state costruite per il boom demografico un sacco di abitazioni, dove le ditte, le cooperative, costruivano abitazioni realizzando delle strade, dei percorsi di cui mantenevano la proprietà per permettere di continuare a costruire a monte. Si lavorava così. Abbiamo un sacco di situazioni vicinali. Vicinale vuol dire che la strada è privata, gravata da una servitù pubblica. La fogna è nella strada pubblica che via Biga, l'allaccio alla strada pubblica deve fare la parte privata, cioè il pubblico non può andare a fare un intervento per un privato, altrimenti per quanto può esserci la buona volontà del sindaco, dell'assessore e anche del presidente di municipio, si va alla Corte dei Conti. Cioè, il tema di strada, ogni tanto in questi anni spesso mi si scrive, ma è vicinale, presidente, non è privata, ma guardate che è la stessa identica cosa. Vicinale vuol dire che è gravata da una servitù pubblica. Facciamo un esempio di cos'è una servitù pubblica: è via Ferretto, via Sabelli, dove ci passa l'autobus, e la situazione di via Gaulli, che è privata ma ci sono i bidoni della spazzatura. Se uno si ritrova in una strada privata che si chiama vicinale, purtroppo è così negli accordi notarili con cui quella strada è stata realizzata. L'ingegner Gatti, che non è geometra, e quindi lungi da noi degradarlo in questo senso, ha ben chiara la percezione della città. Noi costantemente scriviamo, allora, via Fessia è la fognatura, è un problema privato. No, la fognatura è via della Zebra. Va via della Zebra, idem via della Zebra. La scaletta di cui la signora parla, e buongiorno perché ci conosciamo da una vita, e la scaletta, anche quella è una scaletta pertinenziale privata che collega via della Zebra con via Biga. Quella scaletta viene chiusa dall'Aster per pubblica incolumità,
ma la scaletta è di competenza privata perché è in una zona privata. Uno mi dice, ma perché ci sono queste scalette? Venivano realizzate per accorciare. Il vero tema è intraprendere, come abbiamo spesso detto con Gatti e con i tecnici, intraprendere in questa città una campagna per cui si decide che attraverso delibere del Consiglio Comunale si passa da queste situazioni miste o molto confuse, le si fa diventare pubbliche, ma la legge dice che un qualcosa diventa pubblico se viene consegnato in perfetto stato. Fermati. Però comunque in ogni caso è un tema molto complicato, non riguarda solo Via Fessia o Via della Zebra, allora, signora, ma la situazione signora, generalizzata. Stia a sentire questo. No, io non c'ho bisogno di questo. Allora, il discorso è questo, l'abbiamo già vista in un sacco di altri posti. Io ho liberato 600 appartamenti di un grande condominio in cima alla Val Bisagno per lo stesso identico motivo, e lo stiamo facendo adesso anche con via Shelley, che conoscete tutti benissimo. Allora, se le vie vicinali, lui ha detto correttamente proprio com'è la struttura, vicinali o private, se si vuole che il pubblico faccia l'intervento, e noi li facciamo senza problemi, è necessario che i proprietari del privato o della vicinale facciano una donazione della strada al comune. Questo è quello che è successo. Allora, hanno donato la strada al comune, perché se il privato deve poterlo donare, è lui il proprietario. Se la dona al comune, noi immediatamente facciamo tutti i lavori. Questi 600 appartamenti dovevano... qualcuno voleva vendere, sapete che se non c'è l'abitabilità non si può vendere, e questi non potevano più vendere la loro casa. Allora, per poter vendere la casa, hanno donato la strada al comune, il comune ha fatto i lavori, ci è venuta l'abitabilità e risolto il problema. Mi sono spiegato? Il problema è che questa scala esisteva già nel 1930. Signora, non importa, se oggi a rogito notarile è la proprietà e dei privati, non possiamo fare assolutamente nulla, perché c'è il rispetto della proprietà privata. Io non posso venire a fare i lavori in casa sua, signora. È come se fosse la strada, stessa cosa. Però io dalle ricerche che ho fatto risulta che quella scala è sempre esistita. Allora, può darsi di sì, però ora è privata, signora. Per cui si vede qualcuno in passato ha fatto un accordo di questo tipo. Allora, morale della favola, la soluzione è il privato dona questa strada o la scala o quello che è al comune, che tanto non penso che gli serva molto, anzi si libera di un peso. Il comune dimostra la disponibilità ad accettarlo, perché noi lo vogliamo fare per migliorare la situazione in città, e poi dopo noi facciamo immediatamente i lavori. Ok? Va bene, grazie. Aspetta, abbiamo risposto a tutto o c'era ancora qualcosa? Niente, la fogna di Via della Zebra, stesso discorso, da ripristinare, esattamente. La stradina, che è impossibile, perché io dico sempre, forse a signor Ferrante gli sarà già arrivata voce, che quando fanno le strade dovrebbero collaudarle con dei passeggini o con delle seggiole per disabili, perché sono un disastro, cioè ci sono gli operai che non sono capaci di lavorare. No, non è che non sono capaci, probabilmente nel progetto, signora, questo è un altro grande problema, fatemi dire una parola su questo problema. Mi sembra, quando hanno fatto il corso Sardegna di scivolini, mi sembra che gliel'avevo mandata a dire, c'erano dei gradini così. Ora, devono provare loro quei disabili a passare. Sì, infatti, signora, questo è un problema di tutta la città, che però stiamo migliorando, ovvero sia, nei progetti, poi lui è un architetto, lo sa meglio di me, l'accessibilità a tutti è una cosa difficile, che va fuori dalla mente delle persone normali, perché non ci si pensa mai che 2 centimetri di gradino siano un problema. Io ho fatto un giorno in carrozzina il giro di Piazza de Ferrari. Ecco, pensavo di essere bravo e robusto e farla in 4 secondi, non sono riuscito a superare un affare così. Sono rimasto talmente male che ho capito cosa vuol dire, cioè, certe cose bisogna provarle di persona. Quindi noi nella nostra mente non abbiamo ancora il concetto dell'accessibilità per tutti, però piano piano le cose succedono. Ti faccio un esempio, il waterfront di Levante, la palestra di Nervi, adesso anche il nuovo mercato di Corso Sardegna, sono state tutte fatte per l'accessibilità, con grandi modifiche. Abbiamo speso molto di più, ma sono soldi spesi bene. Perché secondo me dureranno anche. Bisogna dare l'accessibilità a tutti, che non è una cosa facile. Pensate soltanto al centro storico, pensate ai nostri palazzi del 1600, tutti quei gradini, ecco, tutti i problemi che ci sono nel dare accessibilità a tutti. Però bisogna farlo, punto. Cioè bisogna cambiare mentalità e essere in grado, nelle cose nuove che facciamo, sempre di dare accessibilità a tutti. È veramente un buon punto, ringrazio. Per la situazione della pulizia delle strade, l'IREN che dovrebbe venire a fare i lavori. L'IREN fa i lavori, certamente. Ok, grazie a voi. Prego. Tu mi fai fare le donazioni, no?
Funziona? Non è proprio così. Sì, buongiorno. Vabbè, però li prendiamo lo stesso. Sì. Facciamo finta. Buongiorno, signor sindaco. Buongiorno. Mi chiamo Marco Romeo. Vorrei fare due domande sulla viabilità della vallata. La prima riguarda l'incrocio di via Bobbio all'altezza di AMT, dove si gira per andare poi in piazzale Parenzo. Proseguendo dritto, ovviamente riservata agli autobus, io ex dipendente AMT mi sono permesso a suo tempo a fare questa domanda al presidente, la risposta non, ovviamente non l'ho ancora avuta, forse perché la domanda era impertinente o non so per quale motivo. Qual è la domanda? La domanda è chi dal centro percorre via Bobbio per andare ad esempio a Staglieno, via Piacenza, eccetera eccetera, nei momenti in cui si creano questi ingorghi, per quale motivo, mi chiedo io, per andare in via Piacenza a Staglieno devo sorbirmi la coda per andare in piazzale Parenzo, la coda per poi girare di nuovo sul ponte? Non si potrebbe, visto il flusso di autobus che non è poi così enorme che va in direzione Prato, quel pezzo perlomeno nei momenti in cui si creano questi ingorghi lasciarlo libero per il flusso del traffico privato, per chi deve raggiungere magari la propria abitazione semplicemente in via Piacenza, all'inizio di via Piacenza, semplicemente a Staglieno, invece è costretto a fare tutto questo giro inutile, quindi ingorga, cioè contribuisce all'ingorgo, non solo. Ho capito. Allora, questa è la prima. Poi un'altra domanda volevo farle. Per quanto riguarda le rotonde, che io sappia sono andate in Francia per fare. Sono in tutto il mondo. Sì, sono nate lì, penso. Dovrebbero avere la funzione di sveltire il traffico. Adesso io mi posso riferire solo alle rotonde che frequento normalmente, che sono per andare verso casa, io abito a Molassana. Si creano degli ingorghi, non so se è volontà. Sta parlando di quella di Bligny, come, mi riferisco per esempio a quella all'altezza del Brico. Ecco, direzione centro, per esempio, si arriva sulla destra prima della rotonda, si ritrova un bel prato dove potrebbero pascolare 10.000 capre, ma non c'è niente, e mi ritrovo subito dopo la rotonda la fermata dell'autobus, che ovviamente impedisce al traffico che è diretto verso il centro di proseguire. Non si potrebbe, ad esempio, in quella iola che non serve a niente a mio parere, sul lato destro della rotonda direzione centro, mettere la fermata dell'autobus di modo che il traffico potesse fluire meglio? Allora, prima risposta, se per favore poi mi fa venire magari via email eccetera uno schizzo della sua proposta di cambio dei percorsi, quella di via Bobbio, via Piacenza eccetera, così io la do all'ufficio mobilità e vediamo cosa mi dicono, d'accordo? Io la risposta non ce l'ho in questo momento, però è giusto che mi faccia la domanda, me la manda via email e poi vediamo che risposta c'è. Per la seconda invece ho una risposta. Quella rotonda lì ha un problema grosso per chi viene da Molassana e va verso Genova, perché da due corsie all'improvviso si mette in una corsia. Quello è una cosa sbagliata, totalmente sbagliata, di cui mi sono accorto anch'io un giorno andando a fare proprio una colazione con voi a San Siro di Struppa, e quel giorno lì io mi sono preso proprio alle 9 di mattina tutta la coda e ho capito qual è il problema, cioè da due corsie si mette in una e poi dall'una si va nella rotonda, cosa che è sbagliata, bisogna consentire due corsie di andare avanti in parallelo. Poi c'è la risposta della fermata, su cui sono assolutamente d'accordo. Morale: abbiamo chiesto agli uffici di rivedere completamente quella storia, perché non va bene così com'è. Adesso hanno fatto un nuovo disegno di come sarà la rotonda, sempre con due corsie, senza più i restringimenti, e appena possibile la portiamo avanti. Quindi lì c'è in corso un'azione proprio per migliorare. Hai ragione a dire che è sbagliato, me ne prendo la responsabilità. Beh no, pericoloso no, perché la coda ti blocca andare piano, quindi. Però morale della favola è che non va bene, quindi io me ne prendo la responsabilità, anche se non ho nessuna colpa perché non l'ho fatto io, però ovviamente il sindaco... ma è giusto che sia così, il sindaco, esattamente, è una cosa che... Bravo, hai capito, lì c'è un problema di chi ha disegnato quella cosa lì, punto, lo dobbiamo risolvere e lo risolviamo, ok? C'è già un'azione in corso per risolverlo. Ma anche detto che sono lavori che sono stati eseguiti da
poco, è denaro pubblico che... Beh, non è denaro, cioè, lì è, ragazzi, scusa, se volete vi racconto la storia. Quella rotonda l'hanno fatta, non l'ha fatta l'amministrazione, quella rotonda lì l'ha fatta chi fa i lavori del scolmatore, ok, punto. Dopodiché non vi sto a discutere su queste cose qua perché non ha senso, cioè, non, voglio dire, il problema c'è, punto e basta, e bisogna risolverlo. Il resto sono problemi amministrativi. La rotonda è necessaria, ma va fatta senza fare l'imbuto, è questo il problema grosso, la rotonda ci vuole. Punto e basta. Hanno sbagliato chi ha creato l'imbuto, ok? E questo lo dobbiamo risolvere. E lo risolviamo perché c'è già il disegno a posto. Prego, chi è? Prego. Buongiorno, sono sindaco. Fulvio Ronconi. Non la invidio perché vedo qua i problemi. No, beh, ma fa parte del lavoro, eh? Cioè, se uno decide di fare questa cosa deve fare così. Allora, via Bobbio, inizio di scalinata Montaldo. C'è un'area completamente in stato di abbandono perché era di proprietà di una società, la società costruttrice dei palazzi lì della zona, che è fallita più di 20 anni fa, oltre 20 anni fa. Quindi c'è un problema di pubblica incolumità perché lì ci sono degli alberi pericolosi. All'inizio di scalinata Montaldo, se qualche albero cade finisce in testa a qualcuno che passa lì. Se non interviene lei, abbiamo interessato gli uffici, eccetera. Il problema è che ci dicono, ma la proprietà praticamente è a terra di nessuno adesso, perché questa società è fallita, avevano nominato più di 20 anni fa un curatore fallimentare di Udine, pensi un po' lei, che poi deve essere anche deceduto, credo. Quindi lì adesso c'è un'area proprio completamente in stato di abbandono. Gli alberi... spesso sono intervenuti già i vigili del fuoco perché poi si abbattono anche sul palazzo di via Bobbio. Sì, non va bene. 4. Allora, fatemi una cosa, datemi... Allora, tu la conosci? Sì, la conosco anche se lì è già stagliero. Sì, è la zona di... sul confine. Allora, segna un po', lo facciamo allora. Segna un po', facciamo un'indagine sul catasto, vediamo di chi è, vediamo di approfondirla. E se riusciamo a fare il passaggio la curiamo noi. Sì, perché è pericoloso, lì è proprio, hai ragione. Passa la gente. Comunque io c'ho un'altra arma, oltre a quella della donazione che dicevo prima, cioè per l'incomunità pubblica io posso fare un'ingiunzione, e se l'ingiunzione di messa a posto, okay, per motivi di incomunità pubblica. Aspetta un attimo, Se allora, si dà 15 giorni, 20 giorni, eccetera, per fare i lavori di rimessa a posto. Se la persona, il proprietario, o non esiste o non vuole farlo, a nervi è successa una cosa del genere che poi ti racconto, allora io obbligo a fare i lavori in come si dice in danno al proprietario. Poi se il proprietario paga o no non lo so, vedremo, però io i lavori li faccio fare lo stesso, hai capito, dalla struttura pubblica, cioè da Aster o chi per esso. Quindi abbiamo questi due modi per risolvere il problema. Prendi la segnalazione, grazie, fammi vedere dov'è e lo portiamo avanti. A Nervi abbiamo fatto così, con una villa in fondo a Viale delle Palme, che adesso dopo 3 anni, adesso è tutta bella, messa a posto ed è un bel esempio. Proprio perché i proprietari erano tutti, qualcuno in America, qualcuno di là, erano tutti figli del proprietario, eccetera. Alla fine siamo riusciti a metterli d'accordo, un po' abbiamo fatto noi, un po' abbiamo fatto loro, ma abbiamo messo le cose a posto. Ma è una costante, purtroppo. Purtroppo ce l'abbiamo. Però ragazzi, bisogna risolvere queste cose. Bravo, stesso discorso per le crose sulle colline, è una cosa incredibile. Sono finiti in Svizzera, altre parti, anziani, lì non si sa più chi prende. Queste sono le due strade amministrative che abbiamo, sono una la donazione, l'altro i lavori in danno, ok? Grazie. Prego. Chi c'è? Prego. Salve sindaco, innanzitutto volevo ringraziarla perché è l'ex mercato di Corso Sardegna, è un'area adesso bellissima, riqualificata. Bello, no? E veramente in tantissimi anni vedo finalmente la mia città bella. E la mia domanda è questa, ho chiesto all'interno della struttura, perché ci sono dei locali commerciali, mi sono rivolta all'azienda Savils, che è quella che gestisce poi, in cui mi è stato praticamente detto che diciamo che quei locali
potevano tra virgolette andare, diciamo, a tipo grosse catene che non faccio nomi, cioè come può essere, puoi anche fare i nomi, non c'è problema, Terranova, insomma delle grandi catene, no? Praticamente ci hanno fatto capire che per noi piccoli, diciamo, imprenditori non era quasi possibile entrare. E visto un'area così bella che è stata abbandonata tanto tempo, che io mi ricordo all'epoca che facevamo mercato lì e che è stata abbandonata per tanti anni e adesso è bellissima e riqualificata, io di cui la ringrazio tanto veramente, non si potrebbe fare qualcosa magari per i piccoli artigiani, cioè le piccole botteghe della zona, anziché dare sempre diciamo opportunità a queste grosse aziende, grosse catene di insomma aziende internazionali che magari noi piccoli come botteghe, ripeto, possiamo anche entrare e far parte anche del. Allora, a me non risulta che ci sia una barriera amministrativa verso i piccoli. Secondo me è solo una questione commerciale, puramente commerciale, cioè preferiscono dare i soldi, cioè avere più soldi da uno grosso che non da uno piccolo. Se è così, adesso farò un po' di indagine lì sopra, perché a me in realtà sono arrivate già notizie di questo tipo, ma più che altro i piccoli, chiamiamoli così, sì, con rispetto, però sì, avete sì, capito noi, cosa noi voglio piccoli, dire? Sì, i piccoli si lamentano del fatto che è troppo cara, queste sono le lamentele che mi sono, non che non li vogliono entrare, ma che è troppo caro l'affitto. Anche a te è arrivato questo. Ma questo è il CIPE, scusate, esiste un CIPE, in Corso Radegna, il Centro Integrato di Via per l'Appellazione. L'appellazione vuol dire che l'operazione di riqualificazione urbanistica prevedeva che comunque prima il concessionario, perché la SAL è un concessionario per 90 anni, aveva l'appellazione. Quindi vuol dire che prima di tutto hanno dovuto contattare i commercianti esterni. Il problema, lo sappiamo perché abbiamo letto tutti i giornali, il problema dello scontro è legato al fatto dei canoni di locazione. I canoni di locazione sono eccessivi per i commercianti della zona, che ricordo a tutti, probabilmente lei è una di quelle, hanno subito anche due alluvioni, crisi economiche, cose varie. Quindi parlare di Corso Sardegna, è chiaro che la catena nazionale e internazionale che viene da fuori ha la capacità di resilienza e di resistenza, certo. È la legge del mercato. Il concessionario chiede dei canoni che in questo momento vedono escludere il commercio locale a discapito di catene esterne. Ecco. Ma questo è un peccato. Un attimo, quello che si può fare è un'altra cosa. Adesso l'appellazione sul CIV è vero che c'è, quella lì c'è. Adesso, semmai possiamo allungarla, quello lì possiamo vedere di fare qualcosa. Possiamo parlare con l'azienda e vedere che cosa possiamo fare, perché a me non risulta che sia tutto occupato dalle catene. No, no, difatti che io ci ho sia chiamato, ancora dello spazio libero. C'è spazio per cui libero. Stammi a sentire, se tu hai un'area e non riesci a affittarla a Mister Rossi, allora meglio che non avere niente, l'affitto anche a Mister Bianchi, non so se mi sono spiegato, no? Quindi capisco che ci sia questo problema, adesso parliamo con Salis, vediamo come risolverlo, però non esiste, che io sappia, un mezzo amministrativo per obbligare queste persone, se non l'accordo iniziale che abbiamo fatto, che è quello che diceva lui, del rispetto per i CIV, magari estendendo quello abbiamo più possibilità per andare avanti. Vediamo quale può essere la via amministrativa per risolvere il problema. Perfetto, la ringrazio, okay? Sindaco, molto prego. Gentile. Chi tocca? Buongiorno Sindaco. Abbiamo una mamma. Molto piacere. Ah sì. Ma lui non va a scuola? Purtroppo oggi no. No, non è ancora cominciata, però abbiamo avuto una comunicazione. È negativo lui, giuro. Quello sarà un genovese in gamba, quello che sarà antisco. No, è uscito un positivo, siamo dovuti andare a fare il tampone entro le 48 ore, ma l'ha fatto, lui è negativo, gli altri no, quindi la classe oggi è chiusa. Siamo in attesa di sapere. Vedo un sorriso sulle labbra. Sì, io meno, va bene. Comunque, allora, buongiorno. Buongiorno. La mia domanda è questa. Io ho un'attività di fruttivendolo con mio marito, abbiamo diversi punti vendita. Prima, lo smaltimento delle cassette avveniva presso il mercato di Bolzaneto, al Macero. E, diciamo, c'era appunto questa struttura dove ogni notte andavamo a buttare le cassette. Da un bel po' di tempo a questa parte, direi quasi un anno, questa cosa è stato chiuso per il Covid?
No. No, è stato chiuso perché da quello che ci è stato detto non era più a norma ed evidentemente il costo per metterlo a norma era tale da non poterlo, non so, non ne valeva la pena, questo non lo so, infatti volevo poi chiedere la motivazione. Ad oggi lo smaltimento delle cassette avviene direttamente ogni punto vendita con un incaricato che viene a ritirare le cassette. Incaricato di chi? Amiu, ma Amiu. Credo ci sia una ditta in appalto, sì, io non perfetto. So bene. Sì, sì, cioè, c'è tutte e due, dipende ecco, dalla zona in cui è. Il problema è che questo servizio, secondo noi, cioè, sta creando un po' di problemi, nel senso che, secondo me, nel nostro caso, che abbiamo una grossa mole di cassette da smaltire, spesso tenere le cassette sul marciapiede comunque cioè, è indecoroso per la città, infatti, pericoloso perché se qualcuno cade poi voglio sapere la colpa di chi è. Prima era molto comodo, nel senso che noi la notte le portavamo, andavamo un po' prima, le smaltivamo e non davamo fastidio a nessuno. Ma se tu chiediamo un posto, tu le porti lì, è più facile. Allora, noi abbiamo chiesto, ad esempio, per il punto vendita di Piazza Martinez, se potevamo utilizzare il compattatore di Piazza Terralba. Ci è stato negato, esatto. C'è già il volume del mercato. Esattamente, e quindi mi hanno detto di no. Avevamo chiesto già tempo addietro. Comunque, senti, segnaliamo questo, io parlo con Amiu, vediamo. Sì, da capire anche perché è stato cessato questo il problema. Signora Barducci, l'ho affrontato con suo marito responsabile di Amiu e suo marito lo sapeva. Responsabile di Amiu? Corresponsabile di zona di Amiu, okay, abbiamo affrontato con la signora Barducci, col marito, abbiamo fatto un incontro e abbiamo cercato anche di sopperire con dei turni per venire incontro al punto che purtroppo tra l'altro coincide con via Casoni, con l'attraversamento pedonale. Esattamente. Quindi anche ci sarebbe anche da studiare di nuovo la posizione di quei bidoni, perché i coli d'ombra vengono anche creati da ciò che sta intorno alle zebre. Con suo marito lo sa perfettamente che il responsabile di zona di Amiu è stato gentilissimo perché ha trovato una mediazione in una situazione che racconta lei. Sì, problema... è stato chiuso il punto di raccolta, ora le motivazioni logistiche non le so io, però devo dire che da parte del responsabile di Amiu nei confronti della disponibilità, dell'afflusso di cassette c'è stato un incontro. Poi è chiaro che tutto è migliorabile. No, il problema è che noi non abbiamo solo questo punto di vista. Io ce l'avete anelli. Ce l'abbiamo cinque. Allora, facciamo così, signora. Le varie zone non sono sempre questa, guardi che, maniera. Guardi che mi sta dicendo una cosa che Amiu dovrebbe essere contenta di questo. No, io guarda, c'è un problema che vedo che molti le lasciano nei bidoni e questo non va bene per niente. Quindi noi vogliamo fare una raccolta porta a porta. Però se voi ci aiutate diminuendo il numero delle porte, cioè se me le mettete tutti in un posto, sono tutti contenti, no? Voglio dire, collaborate anche voi. Quindi, fatto bene a dirmelo, mi fai per favore, lasci a lei il nome, e poi dopo lo vediamo di parlare con il direttore di Amiu. Perché così ci aiuta, capisci? Si fa così, è una cosa buona. Sì, infatti, ma c'è con... Adesso vediamo come risolve. Sì, buongiorno, Andrea Galli. Io volevo parlare di una questione legata al... la visione della città proprio nell'immediato futuro, nello specifico nel turismo. Tante cose sono state fatte, io per curiosità sono andato a vedere anche il sito quello Visit Genoa e ho trovato veramente tantissime informazioni in diverse lingue. La città è molto migliorata, credo che siano state fatte delle cose molto interessanti proprio a livello di territorio, anche a livello di municipi. Faccio un esempio, anche qua per esempio ho notato, io sono di San Fruttuoso, delle miglioramenti, non so, mi viene in mente in Villa Imperiale e così via. Faccio un esempio, io ho parenti che vivono in Australia e anni fa mi sono venuti a trovarmi, sono stati un po' qua e a volte sono venuti anche a trovare a casa e hanno per esempio visto, non so, Villa Imperiale, il palazzo storico. Per me è una cosa, è normale andare a Villa Imperiale, vedere il palazzo, eccetera. Per loro è stata una cosa interessante dire, oh, ma guarda che bello, ma anche nei quartieri, per esempio. Allora, se Genova ha tanti tesori, e sono già state fatte tante belle cose per valorizzarli e adesso possiamo aspettarci nell'immediato, nel prossimo futuro si spera un miglioramento anche della situazione Covid, quindi anche una ripresa degli arrivi turistici, e Genova aveva preso un bel, chiamiamolo momentum, un bel ritmo con gli arrivi turistici. La domanda è quale tipo di piano, se c'è già oppure presumo ci state pensando, c'è per agganciare la nuova offerta turistica, ovvero, anzi la nuova domanda, ovvero le persone che appena si ricomincerà un po' più a viaggiare in modo sostenuto diranno ok, dove vado? E magari diranno ok, vado a Genova, guarda che bello. E questa è la domanda, quale tipo di idea c'è per agganciare questo ti tipo spiego. Di novità? Quest'estate abbiamo visto cosa vuol dire effetto dopo post-Covid, ovvero sia la gente ha una voglia
di uscire, di andare in giro, eccetera, si vede tantissimo. Ogni attività che facciamo è piena così di persone, più di quanto noi ci aspettiamo. Quest'estate Genova per 4 mesi, se non sbaglio, cioè luglio, agosto, settembre, anche ottobre, ha avuto il ritorno dei turisti superiore al 2019, cioè l'anno prima del Covid. Se guardi tutto l'anno, no, perché ci sono stati dei mesi in cui non c'era nessuno per il Covid. Però in quei 4 mesi, se li paragoni ai 4 mesi del 2019, siamo andati addirittura meglio. Pur non avendo la parte crocieristica, perché la parte crocieristica è arrivata al 60% di prima, non è arrivata al 100% ancora. Quindi la risposta c'è. Cosa facciamo noi? Per l'anno prossimo noi abbiamo previsto, cioè no, scusate, per quest'anno, per il 22, abbiamo previsto un anno strabiliante sotto tutti i punti di vista. Partiamo con Euroflora a fine febbraio, a fine aprile, ok? Il 23 aprile, 8 marzo. Poi ci sarà c'è già a marzo, a fine marzo ci sarà la mostra del barocco a Genova, qui a Genova, una mostra mondiale che è riflessa anche alle scuderie del Quirinale, fatta in accoppiamento con le scuderie del Quirinale, con lo stesso biglietto puoi fare sia una che l'altra, quindi avremo gente che da Roma viene qua e gente che da qua va a Roma, addirittura con un treno chiamato il barocco di Genova che porta le persone da una parte all'altra. Ho parlato di Euroflora, ho parlato poi di tutta la parte estiva che conoscete bene, per finire a ottobre con l'apertura del famoso dei Rubens e i Palazzi di Genova, una grandissima mostra a livello mondiale di Rubens, con pezzi che non sono mai venuti a Genova di Rubens, e con l'apertura non solo della mostra ma anche dei Palazzi dei Rolli, dove è previsto aver vissuto o passato del tempo o fatto opere per Rubens. Quindi tutto un circuito anche dentro la città, non solo di una mostra in un posto, nel Ducale, ma anche per avere un circuito dentro la città. Quindi è una cosa che non è mai stata fatta prima, adesso la facciamo in questo modo. L'anno 22 è fantastico, però in questo modo agganciamo anche attraverso alcune agenzie, le agenzie mondiali. Cioè noi vogliamo che ci sia il percorso nella ripresa del percorso turistico, Genova deve entrare come posto internazionale. Non può più essere un posto lasciato alla sorpresa delle persone, come è sempre stato, no? Oh, guarda, nessuno me l'ha detto, che bello avere la sorpresa. Vabbè, per adesso ha funzionato, ma adesso cerchiamo anche di dire in anticipo, ok? Quindi questo discorso è stato fatto. Certamente la parte turistica è importantissima, è uno dei 3 filoni su cui noi giochiamo il futuro della città. Il food tira tantissimo, nel senso che è sempre cresciuto e continuerà a crescere, anche perché i genovesi stessi, che sono molti di più, come sapete, di quelli registrati all'anagrafe, no? Voi sapete che sono 2 anni e mezzo che noi controlliamo i telefonini di tutti, no, non è privacy, controlliamo nel senso sappiamo dove sono, ok, d'accordo, che lo fa Vodafone Team, eccetera, sapete com'è, e noi sappiamo quante persone sono a Genova, sia quanti stanno solo una giornata, cioè la sera vanno via, sia quanti stanno una sera sola, sia quanti stanno 3 sere e sia quanti stanno almeno 4 serate nella settimana. Se uno sta a Genova 4 serate in una settimana, caspita, non è più un turista, è uno che è domiciliato a Genova, anche se non è residente. Quindi noi, se prendiamo residenti più domiciliati, cioè le persone che stanno veramente a Genova, arriviamo a un numero che è di circa 650.000. che è molto di più dei 565.000 che sono invece i residenti. Per quello che abbiamo, che il food è sempre in crescita, perché abbiamo molte più persone a Genova di quelle che pensiamo, e così via. Cioè, questi nuovi meccanismi sono importanti, perché oramai non possiamo più pensare solo all'anagrafe. Tra l'altro l'anagrafe che i domiciliati da 20 anni non li misura più, perché sapete che non è più necessario, no, registrare il domicilio, si registra solo la residenza. E quindi vedete, anche l'anagrafe si deve ammodernare, perché oggi la gente viaggia molto di più. Poi il Covid consente alle persone di starsene in un posto bello come Genova, e poi anche se lavorano a Milano, cioè è tutto più facile da questo punto di vista. Quindi vedete che la gente in questi 2 anni si è spostata in modo differente da come era prima, e noi dobbiamo approfittarne, perché siamo un posto ad alta qualità di vita dove si può vivere e stare bene. Questo è uno dei nostri vantaggi e ne approfitteremo. Quindi non so se ti ho risposto, ma la domanda è veramente, veramente appropriata. Buongiorno, Paola Marasso. Io abito sul Biscione e volevo tornare al problema degli attraversamenti e illuminazione pubblica, sì, che da quando
è cambiato a LED, così invece di vedersi più si vede niente, anche via Le Bracelli, via Marassi. Poi su da noi il problema grosso è che ci sarebbero da tagliare gli alberi, perché tanti lampioni sono in mezzo ai rami e non si vede proprio da niente. Da potare gli alberi. Da potare gli alberi, okay. l'ho segnalato. Sì, sì, anche in tante altre parti della città è così. Ha ragione. Novaro, ha ragione. Il presidente Ferranti mi aveva chiesto su Facebook, sì, che avevo segnalato, era presente la mia amica, ci aveva preso la segnalazione del signor Danovaro. E un'altra cosa, sempre degli attraversamenti, non andando su da via Bracelli, ad esempio all'altezza dei Giardini Lamboglia, spesso si vedono i bidoni della raccolta della spazzatura prima delle strisce. Una persona piccola o un bambino non lo vedi, sì che assolutamente, io parlo da passeggero perché non guido, bisogna assolutamente rallentare lì, perché assolutamente sulle strisce con mio marito, però i bambini spesso si lanciano, c'è il cancello proprio dietro i bidoni e l'attraversamento lì. Bisognerebbe i bidoni metterli dopo le strisce, perché non li vedi, anche se ti fermi, poi piano piano riparti, ti arriva il bambino, quindi è pericolosissimo. Quindi okay, se si potesse metterli dopo. E un'altra cosa, nelle rotonde, parlo sempre da passeggera, le piante alte non vanno bene, perché tu non vedi la rotonda. A noi è capitato anche che ci fosse una persona che passava dietro, non la vedi. Mettere le piantine basse, perché la visibilità non c'è. Queste cose che sembrano banali, sembrano banali, stupisce. Però a me è successo. Ha ragione, cioè, signora, ha ragione su tutto. Piano. C'era una persona poco furba, dico la verità, però era rasente alla rotonda e non l'abbiamo vista. E soprattutto la potare gli alberi, perché da noi è un grosso problema. Grazie. Allora, tutto giusto quello che dice. Ho un'osservazione, siamo d'accordo, va messo a posto, quindi prendiamo nota e lo mettiamo a posto. Invece sulle luci a LED devo fare un'osservazione. Poi vi racconto una cosa allegra che mi è successa. Allora, l'osservazione è che le luci a LED apposta sono fatte apposta, poi se hanno sbagliato ne parliamo, però sono fatte apposta per avere un cono soltanto nel punto, cioè di illuminazione verso il basso, non verso l'alto, ossia la luce non è diffusa attorno ma è conizzata verso il basso, proprio per evitare di dare fastidio a quelli che stanno sopra, che vogliono dormire o cose di questo tipo, eccetera, quelli che stanno nei palazzi dove c'è la luce. Sì, no, no, però d'accordo, sto parlando in termini generali, no? In termini generali. Quindi, però, dove illuminano la luce c'è, non è che non c'è, soltanto che se tu la vedi invece in senso orizzontale, tu non vedi la luce, cioè ne vedi molto meno rispetto a prima. Mi è arrivato un'email di un signore che non so se voleva fare lo spiritoso o no, però mi ha detto: da quando avete messo le nuove luci, è vero che nel basso si vede molto di più, però adesso alla sera mi tocca accendere la luce in casa perché il lampione non vede più la luce. Io non so se era spiritoso o se era vero essendo a Genova, però me l'ha scritto, io me lo sono messo lì davanti perché è troppo divertente. Però è vero, è proprio così, l'ho notato anch'io sotto casa mia. È fatto apposta perché la gente si lamentava del fatto che c'è la luce in casa. Okay? Poi se funziona o no, adesso vedremo punto dopo punto, molte zone, devo essere sincero, lo dico, la gente si è lamentata e aveva ragione, in effetti anche l'illuminazione per strada era diminuita, però ne abbiamo messa un'altra più vicina, abbiamo risolto il problema. Quindi segnalate queste cose e le risolviamo. Tenete presente, lo dovete sapere tutti, che i nuovi LED, eccetera, hanno un risparmio dell'80%, che vuol dire costa 2 anziché costare 10. Ecco. Pensate cosa vuol dire, non è solo questione di costi, ma anche questione di rispetto ambientale, riduzione di energia, riduzione di inquinamento, c'è tutta una cosa positiva, se non per noi, perlomeno per quei ragazzi e per i nostri figli che avranno una città migliore in futuro. Prego. Buongiorno, signor Sindaco, buongiorno. Vorrei fare una segnalazione velocissima e poi chiederle una domanda. Allora, segnalazione è qua nel tratto di Cor Sardegna, l'ultimo, tra via Paolo Giacometti e il tunnel, c'è praticamente un completo abbandono della pulizia. Sono le aiuole che non ho mai visto pulire, non so, negli ultimi mesi, penso. E proprio anche sia le aiuole, sia il marciapiede, quello, diciamo, edifici pulire, ferroviari, eccetera. Non l'ho mai visto pulire, queste cose qua. E questa, diciamo, era la segnalazione, almeno siete tutti voi. L'altra domanda, che è quella, diciamo, che mi riguarda più principalmente, che abito in Corso De Stefanis. Allora, volevo chiedere, so che è una domanda un po' spinosa, non so se il comune può fare qualcosa. Per la zona stadio, capisco che ci sarà, penso, ordine pubblico, prefettura, non so bene i poteri, ma non c'è un modo per, non so, migliorare, come vedo già che vanno, perché noi veramente tra mercato, partite, quando becchiamo la partita mercoledì e il sabato,
è un disastro. Ma alle 7 del mattino dobbiamo spostarlo. Esattamente, non si riesce a parcheggiare. Non si riesce a parcheggiare, anch'io sono disperato. Ho dovuto trovare il posto per la macchina, giro mezzo quartiere, anzi vado fuori quartiere. Però non c'è proprio nessun modo per... La battaglia l'ho fatta 2 anni fa e l'ho persa. Nel senso che mi hanno detto che per motivi di ordine pubblico non si può tenere alle 7, 7 e mezza, quella lì adesso non so se 7 e mezza, bisogna spostare l'auto, bisogna spostare l'auto per motivi di ordine pubblico. Io ho detto, ma insomma, però l'ordine pubblico hanno i loro motivi e devono gestire le cose in questo modo. Io sono disposto a trovare delle aree, anche a metterle gratis se ce n'è bisogno, insomma adesso ditemi voi delle aree dove si può andare a parcheggiare, però bisogna trovare, Genova non è facile per trovare degli spazi. Sono disposto anche, come sto facendo a San Pier d'Arena, a trovare delle aree dove costruiamo un parcheggio, non interrato, ma di quelli, tipo quelli che sono in America, no? 2 o 3 piani, prendi una casa, la butti giù che è rovinata, fai 2 o 3 piani, e soltanto in cemento, senza far finestre, senza far niente, cioè molto semplice, dove fai dei parcheggi e li dà la popolazione. Se c'è un'area dove si possono fare queste cose, ci mettiamo i soldi e lo facciamo. I soldi oggi non sono più un problema, questa è una buona notizia. Lo spazio è il problema, il problema è lo spazio, ok? Se però tra tutti nel municipio o nell'area lì vicino mi trovate una soluzione, io ci metto i soldi e lo facciamo. Okay? Grazie. Può essere utilizzato in quelle circostanze, magari facendo una sorta di... Datemi delle idee, voi dice dovreste farle io le idee, sì lo so, però io se non ce le ho, se me le date voi meglio, non so se ho reso l'idea, ok? Ecco, poi io ci posso mettere sicuramente le risorse, sicuramente il modo di farlo. Come Concorso Sardegna, alla fine poi ce l'abbiamo fatta bene, no? È così, scusate, Concorso Sardegna vuol dire il mercato, volevo dire. Dobbiamo farcela, ok? Perché questo è un problema veramente, mi immagino cosa vuol dire un giorno sì, un giorno no, avere problemi di parcheggio quando arrivi alla sera, una cosa inaccettabile, completamente inaccettabile. Grazie. E non possiamo spostare lo stadio, ovviamente. No, anche perché... No, guarda che, guarda che ci stiamo provando. Ci ho provato anch'io a spostare lo stadio. C'è troppo... Forse il carcere potremmo spostare. Guardate che la servitù... Forse il carcere. Lo stadio, senza lo stadio, la ricchezza economica che c'ha Marassi non esisterebbe. Lo stadio porta un indotto. Lo stadio è una servitù, ma è anche una manna. Perché l'indotto che porta... Il vero problema dello stadio... Io vado ai GOS, gruppi operativi, stadio, e con me viene sempre il distretto di polizia locale, e trovare il giusto equilibrio tra far scattare le ordinanze pre-partita per il divieto, va bene? Il vero problema è questo, c'è un problema oggettivo che ora, anche avendo concesse di ore l'occupazione della strada per via del Covid, si sono ridotti ancora di più i parcheggi, perché i bar sono tanti, perché grazie allo stadio vivono, e ogni bar però ha chiesto l'occupazione suolo col Dior. Quindi è chiaro che in questo momento, come dire, siamo nella tempesta perfetta. Il problema che io ho anche fatto presente è che era stupido mantenere le ordinanze anche quando nello stadio ci mandavi solo 3.000 persone. Ecco, però è chiaro che la questura su queste cose qui, come dire, comanda. Il problema è che lo sappiamo meglio di noi, che tutti lo sapete chi ci vive, è impossibile trovare uno spazio dove realizzare, non c'è lo spazio, non c'è. Bisogna andare a Staglieno, perché ricordo a tutti che Piazzale Parenzo è già Staglieno, non è Marassi. E non c'entra nulla con questo municipio, che poi fare 200 metri in più anche su un altro municipio non succede nulla. Il problema, io ogni volta devo discutere in questura, e ho sempre il supporto della polizia locale, nel cercare di accorciare il divieto per cui uno viene chiusa via del piano, viene blindata la zona, non viene più data la possibilità di usare il parcheggio, quello che viene usato per gli ospiti e le televisioni davanti allo stadio, che è una valvola di sfogo, dove c'è il Filippo Buonarroti. Il problema è trovare un po' più di armonia nei divieti, nell'applicazione dei divieti. Ma però io lo dico sempre, guarda, io l'ho sempre detto, lo so, perché ci vive, è un dramma. Io poi non voglio entrare nel contenzioso dello stadio, c'era prima delle abitazioni, perché non è vero, perché tutti ci ricordiamo che le partite una volta erano solo la domenica. Però il problema è che senza lo stadio Marassi perderebbe completamente la sua identità economica. Però la soluzione più ovvia è, tra virgolette, ragazzi, signori, microfono. La sistemazione a carcere è quella più ovvia e più semplice. Non ci
spostando il carcere si potrebbero realizzare lì dei parcheggi, e si potrebbe dare parcheggio a un territorio quarantenne. Ecco, io infatti, bravissimo, io dico sempre, guardate che la servitù non è lo stadio, è il carcere, perché lo stadio porta economia. Va bene, signori, forza, chi tocca? Buongiorno, salve, sono Gabriele Panfili dell'Officina Panfili di Corso Montegrappa. E volevo segnalarle due problemi che abbiamo nella via, penso da parecchio. Il primo è la velocità di percorrenza del primo tratto. Noi siamo nella parte iniziale, quindi nella prima salita, che è una sorta di rettilineo con una leggera curva che però copre parecchia visibilità, e siamo affiancati da diversi box e accessi quindi ai garage privati. E spesso, molto spesso, tutti i giorni vediamo dei mezzi passare a una velocità folle. In quel senso chiederei se è possibile addirittura diminuire i limiti di velocità nella zona, inserire dei dissuasori o come minimo inserirla nella rotazione dei controlli di velocità. È già zona 30. Scusa, lascia un attimo parlare, se non dobbiamo parlare noi. Però io lo informavo. Sì. È già stata ridotta la velocità, quel tratto di Corso Montegrappa, c'è qui la polizia locale, è da anni che è diventato zona 30. Vuol dire che il divieto è 30 km all'ora? No, io lo dico perché allora magari non tutti lo sanno. Sì, però no, va rispettato. Il problema è farlo rispettare, quindi se si potesse inserire una città allora, di controlli. Allora, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Quindi adesso intensificheremo i passaggi. Ti dico, parlo dei dissuasori perché me lo chiedono tutti e devo dire quello che è. Noi non possiamo mettere i dissuasori per il problema degli autobus. Nel senso, gli autobus si rovinano e sarebbe un costo enorme per noi dover rimettere a posto tutti gli autobus per i dissuasori. Dobbiamo trovare delle alternative. Le alternative sono i controlli, sono gli autovelox, sono i sistemi di controllo della velocità. E hai ragione, adesso mi hai segnalato Corso Montegrappa, adesso vediamo cosa possiamo fare, d'accordo? Grazie. La seconda parte della mia segnalazione riguarda... Puoi alzare un po' la voce se ci riesci. Sempre nella prima parte di Corso Montegrappa c'è una serie di cassonetti che viene spesso interpretata come una discarica vera e propria, e in questo senso io sono sicuro che non sia proprio la competenza dell'AMIU ritirare i rifiuti ingombranti che vengono depositati in gran quantità, però anche lì bisognerebbe disincentivarne l'accumulo. Allora, è competenza dell'AMIU di ritirare anche i rifiuti ingombranti, quindi devono farlo, purtroppo non possono farlo quando passa quello che deve svuotare i cassonetti perché non ha lo spazio, deve passare un altro mezzo. Però non bisogna metterli lì, questo è un problema grosso. Quindi la gente si deve comportare in un certo modo. È il solito problema. Pulire la città è facile, in 3 giorni facciamo la pulizia strapulita. Il problema è che poi non bisogna sporcarla. Quindi è tutto lì, bisogna lavorare sia a pulire che a non sporcare. Se si lavora tutti e due assieme risolviamo il problema. Comunque se è sempre lì dove si mettono le cose, ci mettiamo una bella telecamera. Sarebbe perché guardate perfetto. Che dove abbiamo messo la telecamera la situazione è cambiata completamente, perché il giorno dopo arriva la multa, arriva la multa sul camioncino, sull'automobile, sulla persona, su tutto. Quindi va grazie. Bene, grazie per mille. La segnalazione. Siamo a 30 completamente. Grazie, buongiorno. Certo. Sono Vincenza Nalbone, sono un insegnante del Duchessa di Galliera. Tanto volevo ringraziarla, signor Sindaco, per la sua disponibilità. Silenzio, scusate, se no non si sente niente. Parla io, un po' più a alta voce. Io abito in questa zona, volevo fare una segnalazione. Purtroppo la nostra città è ricca di buchi nell'asfalto e questi buchi mettono in crisi, in pericolo i motociclisti. E soprattutto adesso nella zona di Quezzi, nella strada, l'asfalto è stato fatto più o meno un anno fa, però adesso è di nuovo piena di buchi e quindi è molto pericoloso. Io sono una mamma, mia figlia va con lo scooter, quindi siamo sempre in apprensione. Quindi volevo segnalare questo. E poi anche la segnalazione del nido Evolo che doveva essere ripristinato quando ci saranno questi lavori. Grazie. Allora, signora, sulle buche io le dico che lei ha perfettamente ragione. Lei però dovrebbe, lei, tutti, andate a controllare sul sito cosa vuol dire, quanto lavori di asfaltatura di buche stiamo facendo. Ciao Federico, ciao. Perché noi abbiamo aumentato nettamente i lavori di asfaltatura, io voglio dire che l'abbiamo raddoppiati quasi negli ultimi 3 anni. E lo vedete perché ci sono i numeri che ve lo dico. Sì, sì, ma qual è il problema questo di Genova? No, ve lo dico perché abbiamo un problema grosso noi, però tutti devono saperlo. Genova
al contrario delle città di pianura, sotto, non voglio dire tutto un buco, ma sotto ci sono le gallerie, ci sono i sottoservizi, ci sono i bei, vuol dire i fiumiciattoli, no? C'è pieno di strutture che sono sotto, insomma è bucata la città sotto. Per cui talvolta, anche se asfalti, poi non cede quello pezzo sotto e quindi cede l'asfaltatura. Noi da persone ignoranti pensiamo che magari sia l'asfalto che non è buono, no, che il materiale non è buono. Cede. Però questi problemi li avremo sempre proprio perché sotto noi siamo diversi da tutte le altre città, che è un pregio da un certo punto di vista, però richiede un lavoro. Infatti, da quando io me ne sono reso conto vedendo come su questi 4 anni come è andato il lavoro, no? Abbiamo aumentato enormemente i lavori di copertura, ma nello stesso tempo il problema c'è, che vuol dire che bisogna fare un lavoro diverso anche sotto. Noi infatti per i prossimi 5 anni abbiamo già fatto il programma, se saremo di nuovo in amministrazione, dove ci saranno un numero enorme di investimenti da questo punto di vista, perché bisogna risolvere il problema alla radice. Non si può pensare di continuare a asfaltare il buco, perché sennò non si fa altro che peggiorare il sistema. Quindi bisogna risolverlo in maniera diversa. Grazie. Però purtroppo è una cosa, è una caratteristica della nostra città, okay? E non è una scusa, eh? Vuol dire solo che dobbiamo lavorarci sopra in maniera diversa da come è stato fatto prima. No, velocemente, buongiorno, una segnalazione veloce riguardo i punti di raccolta dell'AMI. C'è una, tra virgolette, ormai isola ecologica in piazza Barili, che secondo me ha bisogno veramente di una telecamera qualcosa, perché ci lasciano la qualunque lì dentro. Va, è bene. Diventato una fogna. Okay. Avete presente? Io c'ho il mio ufficio là, c'ho ecco. Sempre in quella non voleva zona, dirlo, non voleva dirlo. Zona, in cima via, lo sanno tutti, sempre in quella zona in cima via Barili, la scarpata, diciamo, di Aiuola che c'è tra via Barili e via Tripoli, è diventata una discarica a cielo aperto. È un peccato perché comunque un'area verde è abbastanza estesa. Beh, io abito lì davanti, combinazione, però comunque ce la vedo tutti i giorni. E so che ho visto che un paio di anni fa un gruppo, mi sembra, dei volontari, dei ragazzi della Santa Sabina, hanno fatto una pulizia dei giardini sotto. Magari, se non può farlo l'Aster, che so che è colpito di Aster, l'abbiamo già affidato una se riuscisse, abbiamo trovato dei nuovi volontari, perfetto. Qui abbiamo fatto il patto. Quella lì è sempre, io ogni tanto mi metto lì sul terrazzo e quando vedo buttare la roba lì, bravo, cioè, mi metto lì a fare perché è pazzesco. Però posso dirle una cosa in confidenza, visto che abitiamo anche, cioè io abito, lavoro dove lei abita. Sì. Il problema dei bidoni da via Barili, allora, le aiuole, perché non sono giardini, sono aiuole. Sì. Le gestivano gli scout e per conto dell'amministrazione. Ora abbiamo trovato delle persone che le curano, perché gli scout hanno anche delle attività discontinue, sono ragazzi, non gli si può chiedere un impegno giornaliero. E il problema di via Barili è un po' il problema ovunque. No, qualsiasi certo, luogo della città dove ci sono 4 bidoni della spazzatura viene gestito come una discarica. Sì. I video ultimi che Ambio ha messo in circolo, anche li ha messi anche il sindaco nella pagina comunale, ce lo dimostrano. E guardate che per lo più, poi sta retorica che pare che vengono gli uni, gli stranieri, sono tutti cittadini italici con furgone, addirittura massaglie che arrivano. Io i comportamenti che vede lei li vedo anch'io, qualcuno lo denuncia e prendo anche delle targhe e le comunico, però guardi che non è un problema localizzato lì, purtroppo è un problema generale di educazione civica che completamente manca. Esatto, il discorso del senso civico. In questo territorio ora c'è finalmente anche la possibilità di avere l'AMIU che ti viene a prendere i pezzi a gratis sotto casa, abbiamo i punti di raccolta in giro per il territorio con l'Ecovan, è un problema di pigrizia e maleducazione, però lei giustamente cita via Barili, no? Ma è ovunque, io le posso citare via Marina di Roviland, all'incrocio con via Manunzio, ce l'abbiamo presente, le posso citare quello che succede qua in piazza Martinez, ovunque, io vedo qua i vigili. Fate le fotografie. Non è un discorso del controllo degli orari in cui bisogna mettere che bene o male quello, se fate le fotografie ancora mezzo vuoto, chiaro. Puoi anche metterlo fuori l'orario, anche se lo trovi pieno te lo devi portare a casa, non puoi volarlo. È un approccio quello culturale. Discorso. L'orario puoi anche sgarrarlo, basta che sia il bidone disponibile bisogna continuare a spingere da questo punto di vista. Quella che c'è sulla scarpata è veramente una cosa. Ok, indegna. Va bene, grazie. Grazie. Chi tocca? Buongiorno. Buongiorno. Io da un po' di anni a questa parte abito in Largo Giardino, praticamente dal liceo Leonardo da Vinci, a fianco al Voltino che divide da Manin.
è una zona, diciamo, che in qualche maniera è un po' distante dalla realtà del suo municipio. No, no, perché fa parte del municipio. Fa parte del municipio, parlare, però il verticale della collina è altamente divisorio, e quindi quando ci siamo diciamo spostati lì con mia moglie, effettivamente pensavamo di far parte del centro arte, perché viviamo praticamente a Manì. E detto ciò, la parte alta di Corso Montegrappa è priva di case e molto alberata, il che viene benissimo a tutti i proprietari di cani che durante la giornata, ma poi soprattutto la mattina e la notte, portano i cani e lasciano un sacco di deiezioni, ma veramente tante. Lì noi ci parcheggiamo, abbiamo i bambini piccoli ed è un attento, e questo, insomma, è veramente una brutta sensazione, un brutto vivere, perché è cronica. E in più c'è anche una parte di area verde, piccolina, che divide via Montello da Corso Montegrappa, che è anche carina, nel senso, come sfocia poi su aree gioco che ci sono lì sotto, però è completamente dissestato. I due vialetti che ci sono completamente dissestati, quasi da inciampo, e ci sono anche proprio i gradini che sono terremotati. Non so se può essere prevista un intervento, perché lì non è solo l'estetica, è proprio anche la sicurezza. Avete pensato, magari, tra tutti i cittadini che sono lì, di fare un'area cani, così almeno viene riservata per i cani? Guardi che stiamo lavorando sul percorso la Crosetta via Montello Corso Montegrappa. Sì. Se lei ora va, non so da quanto tempo non ci va, ma settimana scorsa l'area tecnica del municipio l'ha tutta ripulita, ora verniciamo le panchine, ma abbiamo una marea di casi Covid, abbiamo ripulito il sentiero, rimesso, tolto la terra in eccesso che c'era, ci abbiamo proprio lavorato in questi giorni. Se lei è da una settimana o due che non ci va, probabilmente non se n'è accorto. E ora verniceremo anche le panchine che sono lì, stile Liberty, che portano fino a Corso Montegrappa. Quindi quel percorso che dice lei lo stiamo sistemando, perché è vero, era molto abbandonato ed è usato chiaramente come scorciatoia tra via Montella e Corso Montegrappa. Poi quello che dice lei è vero. Basta un'area, non è che li mandiamo apposta lì perché siamo al confine, quindi vogliamo fare un dispetto, però in un territorio fortemente abitato, edificato, ma come diceva la signora, è un po' ovunque in città, appena c'è uno spiazzo libero, ahimè questo spiazzo libero viene invaso, e il problema, sì, sgambature cani, però è chiaro che anche nella sgambatura cani tu porti il cane e devi raccogliere le deiezioni, anche lì è un problema di senso civico e culturale. Certo, però perlomeno non va a valutare gli altri cittadini. Certo. Ecco, quindi se riuscite a fare, avere un'idea di come fare un'area sgambatura cani, la facciamolo, non c'è nessun problema. Ultimissima cosa, ho notato, girando per il centro storico, potrebbe essere opinabile, però insomma un impoverimento del tessuto commerciale di alcune vie tipo San Luca. Volevo capire, visto proprio si parlava prima di turismo, e quando si va nei centri storici ci si aspetta anche la bottega dell'artigianato, la bottega di qualità, il comune ha la forza di regolamentare la qualità del commercio della propria città? Grazie. Allora, noi facciamo, magari avessimo questa forza, nel senso che la forza ce l'abbiamo, però purtroppo qualcuno ha fatto una legge chiamata legge Bersani nel 2007, per cui queste cose non si possono più fare. Cioè, tutti quanti hanno la possibilità di fare quello che vogliono, noi non possiamo mettere delle barriere o dei filtri o dire questo tipo di negozio lo possiamo mettere qua, quest'altro no. Però noi abbiamo lavorato in questo modo, abbiamo fatto un bando per tutto il centro storico dove noi diamo l'affitto gratuito per 5 anni a chi vuole inserire attività di un certo tipo e che non sono presenti, ovvero se vuoi allargare il negozio di qualità che hai già, ti diamo l'affitto gratuito. Questa è una cosa molto molto utile, perché per 5 anni non paghi l'affitto lo paga il comune. In tutto il centro storico, escluso via San Lorenzo, per parlare, cioè le due vie principali, in tutto il centro storico sono 200 negozi, sono già 85 quelli che sono stati approvati, quindi voglio dire, c'è richiesta, e io sono ben contento perché abbiamo già visto parecchi negozi nuovi nascere per questo motivo.
Tra l'altro faremo la stessa cosa anche per gli artisti, ovvero sia quelli che vogliono avere un laboratorio, venire lì a fare il laboratorio, che ne so, uno che fa pittura, scultura, vasi, eccetera, ha gratuitamente l'area per poter fare il proprio laboratorio, e però lo deve fare lì a piano terra, visibile a tutti. In più c'è un altro progetto specifico per via San Luca, via del Campo e via Pre, cioè tutta quella linea, no? Quei tre che... se tu vai nei paesi della Riviera è quello che viene chiamato il Caruggio in genere, cioè il Caruggio che è dopo il primo livello di case sul fronte mare, e anche noi ce l'abbiamo, no? È proprio quella prosecuzione di quelle tre lì, dove tra l'altro partiremo dalla Commenda, dove ci sarà il Museo dell'Immigrazione, quello, un museo che apriremo a febbraio-marzo, bellissimo, di tutti gli museo di tutta la storia della migrazione italiana, sapete che dormivano lì per poi imbarcarsi il giorno dopo e andare verso le Americhe, no? Sia America del Nord che America del Sud, o addirittura Australia, perché da Genova partivano per tutto il posto, e di lì poi si percorre questo, e ci sarà questa, anche la possibilità di fare il cosiddetto il Genova Jeans, cioè lì ci saranno queste tre vie tutte quante addobbate con il jeans, questo tessuto storico della nostra città che è diventato famoso in tutto il mondo. Tutto il mondo, non c'è persona al mondo che non conosca cos'è la pizza e che non abbia ho visto, ho indossato un paio di jeans, pensateci, e noi ce l'abbiamo nella nostra città, e tiriamolo fuori, ok? Quindi la risposta è sì, ci sono tutte queste iniziative. Allora c'è ancora una ultima. Allora, più che una domanda, una considerazione, senso che trovo molto bello questo tipo di incontri, questa partecipazione, si parla tanto dei cittadini che sono disamorati dalla politica, e credo che questo sia un modo molto valido per fare sì che le persone si avvicinino di nuovo alla cosa bene. Pubblica. Ringrazio il sindaco e ringrazio ovviamente anche il presidente del municipio, per, soprattutto il sindaco, per aver preso anche la responsabilità di cose che non sono sue, di averci messo la faccia, che credo che non sia una cosa che tanti politici fanno, soprattutto in questo momento. E quindi insomma, mi auguro di ancora tanto lavoro per Genova. Va bene, grazie. Grazie. Allora, buona giornata e buon lavoro a tutti. Arrivederci.